Sì, la discussione è appena iniziata, sta relazionando l'assessore ai lavori pubblici Marco Paolini. Questa di oggi, qui nella sala del Consiglio Comunale di Fano in Via Nolfi, è una delle discussioni e delle votazioni più importanti. Si è parlato molto in questi ultimi giorni di questa delibera sulla variante dell'ex zuccherificio. Questa sera si voterà, le previsioni sono quelle di un no, soltanto pochi voteranno sì, tra pochissimo, tra un istante sentiremo le ragioni del sì e le ragioni del no con due esponenti di primissimo piano. Le ragioni del sì sono quelle del sindaco in carica Massimo Seri, mentre quelle del no sono dell'ex sindaco Stefano Aguzzi. Allora subito il sindaco di Fano Massimo Seri, buonasera sindaco, se si accomoda qua a favore di Camera, allora perché voterà no a questa delibera? Sì, la maggioranza ha ritenuto di votare no a questa delibera perché la previsione di questa variante è una previsione che è fuori mercato in questo momento, mentre poteva avere un senso quando è nata diversi anni fa, ma nel frattempo è cambiata il contesto economico e riteniamo che si debba pensare a un progetto più ambizioso di riqualificazione e di maggior valorizzazione, quindi valorizzando anche la proprietà. Però che sia un progetto, poiché è un'area che ha le porte della città, che possa essere veramente strategica per la città. L'opposizione vi accusa di non aver fatto molto in questi 8 mesi. Si poteva fare qualcosa? Beh, intanto c'è una variante presentata da privati. Per poter intervenire ci deve essere un accordo con i privati, altrimenti bisogna attendere la conclusione di questo atto amministrativo e poi ci può essere un'iniziativa anche pubblica, perché la cosa seria è che va fatta, non possiamo permetterci di attendere troppi anni e far rimanere quella struttura nelle attuali condizioni. Quindi è nostra intenzione, ma subito attraverso anche un'analisi strategica sul contesto cittadino, anche in un contesto più ampio territoriale, e poi prevedere una variante ad hoc da scollegare con la revisione del piano regolatore, perché altrimenti veramente si procrastinerebbe troppo. La proprietà, scusi, la proprietà ha detto se non, stasera non si voterà a favore di questa variante, noi falliremo e quindi addio. Beh, lì c'è un piano decennale dove i primi interventi sono previsti dal 2016. Io penso che se ci sono le condizioni, collaborazione e dialogo, si possa andare incontro pensando ad una soluzione che sia economicamente più forte anche nell'interesse della proprietà privata e può avere anche occasioni di mercato, perché altrimenti se ci sono proposte che non sono sostenibili anche e accolte dal mercato, rimangono solo parole, si dà magari un maggior valore. Interlocutori resta comunque resteranno loro, Madonna. Beh, la proprietà e i soggetti media leasing, perché la proprietà è di media leasing e chi amministra quest'area sono sempre loro finché non ci saranno nuovi interlocutori. Noi il ragionamento che cerchiamo di farlo facciamo nell'interesse della città. Grazie al sindaco di Massimo Seri. Allora, tra chi voterà invece, prego, tra chi voterà invece a favore di questa variante c'è tempo, sindaco, a votarla quando voi eravate in carica, adesso vi ritrovate qui in questa situazione. Le previsioni parlano di lei, Cucuzza e Severi a votare sì, tutti gli altri no. Ma adesso io non è che sto facendo un calcolo matematico, chi vota a favore, chi vota contro. Io ovviamente sono coerente col lavoro che ho svolto nei miei anni da sindaco, dove abbiamo proposto per quell'area una modifica all'attuale previsione che ricorda una previsione di area industriale, quindi di un'area che non avrà di questi periodi alcun tipo di sviluppo, non prevede alcun tipo di sviluppo, per cercare di rilanciare un attimo l'economia di questa città. Non ci scordiamo che lì la proprietà è di diverse imprese, tutte di questa città. Parliamo sempre di un'economia bloccata, parliamo sempre di crisi del lavoro, di crisi delle imprese, di crisi della famiglia, di giovani che non trovano lavoro. Poi nel momento che si vuole valorizzare un'area che è oggi purtroppo una bruttura, a 2 passi dal mare, a 2 passi dal fiume, lungo una via di grande comunicazione che è tutta l'area che porta a sud della nostra città, ci sono questi scheletri che sono lì, brutti, non servono a nulla e oggi potevamo portare a compimento un atto che in qualche modo dava rilancio e sviluppo da qui ai prossimi anni a quell'area.
permetteva alla proprietà, alle imprese che ne sono proprietarie, di poter sviluppare lì delle attività che davano lavoro alle imprese nell'immediato e che davano lavoro poi a chi poteva operare lì. Non ci scordiamo anche che la nostra variante, questa variante, prevede anche un parziale abbattimento di circa 12.000 metri quadri di quei brutti capannoni, quindi anche una rivisitazione per renderla più diciamo un'area ambientalmente compatibile con anche la zona nella quale è insediata. Una occasione persa, si dice sempre di non consumare nuovo territorio, si dice sempre di costruire sul costruito, lì ci sono tutte le caratteristiche per poter operare, pare che invece non sarà così. Mi dispiace una cosa, mi dispiace che anche qualora, e spero che ci saranno queste condizioni, anche qualora ci siano le condizioni per ripartire poi con una nuova progettualità e una nuova variante, noi capiamoci, dobbiamo essere seri e dire le cose come sono, occorreranno minimo 2 o 3 anni per rifare una, per riproporre una, e approvare in maniera definitiva una nuova variante. Noi siamo già a un anno dalle elezioni passate, io temo che ci sia il rischio che nell'attuale legislatura non si riuscirà a portare a termine nulla di nuovo, quindi un'area che rimarrà una bruttura bloccata nel tempo. Secondo lei, Sindaco, non ci saranno i tempi oppure si impegna a far sì che quella bruttura diventi qualcosa di buono per questa città? Una battuta veloce. Sì, il tema vero è che quella bruttura rimane lì a prescindere da come votiamo, se votiamo a favore o votiamo contro, perché le condizioni economiche non ci sono. Io sono consapevole, scegliamo la strada più difficile, dove ci assumiamo delle responsabilità, e proprio quella responsabilità di riuscire a fare in tempi ragionevoli, che ovviamente sono 6 mesi, nell'arco di 1 anno e mezzo, 2 anni al massimo. Però ecco, è una sfida, chi si assume l'onere di amministrare deve anche raccogliere le sfide. Quindi abbiamo scelto il percorso più difficile, però pensiamo che quello che può dare una risposta più vera per uscire da questo impasto, da quell'area. E se ne avrà ancora per qualche ora, vi aggiorneremo nel corso delle prossime edizioni, ma come dicevamo l'esito di questa votazione è già scontato, vincerà il no e dunque la delibera non passerà. È tutto dalla sala del Consiglio Comunale di Fano.